Buongiorno e benvenuti in archivio. Oggi vedo che c'è una bella partecipazione, ma d'altronde per noi è un po' un onore presentare oggi quella che noi chiamiamo la numero uno, un po' perché ci ricorda Zio Paperone e il primo documento che abbiamo, e soprattutto perché è il più antico documento conservato negli archivi, pergamena conservato negli archivi di Stato d'Italia. Ora c'è qualche, comunque è sicuramente uno dei più antichi. Che cos'è la cartola di Accerto Mundio? Ve lo spiegheranno poi Condovisa e particolari e gli oratori che mi seguiranno. Però con questa giornata iniziamo un percorso che si è protratto per 4 incontri e che vedrà appunto avrà il titolo di Medioevo in archivio. Come voi sapete, l'archivio di Stato di Milano conserva un patrimonio ingente di pergamene che si riferiscono naturalmente al periodo medievale. E parleremo di quelle, perché l'archivio, come voi sapete, conserva la memoria storica di Milano, non solo di Milano, e conserva 14 secoli di storia. Quindi è giusto che tutti i periodi e tutti i documenti vengano conosciuti dal pubblico. L'obiettivo che l'archivio vuole perseguire è quello di far conoscere il patrimonio archivistico conservato, perché è solo conoscendo il nostro patrimonio che possiamo conservarlo e trasmetterlo alle future generazioni, perché il compito dell'archivio è quello: conservare, proteggere e tramandare i documenti e la cultura, che rimaniamo un po' come nell'epoca medievale, un fortino si direbbe, un convento in cui la cultura rimane protetta dagli assalti della vita quotidiana. Però non mi voglio tediare oltre, perché siete qui per vedere queste belle cose, e passo la parola ad Andrea Terrini, che è presidente di Archelion, l'associazione Amici dell'Archivio di Stato di Milano, che insieme all'Archivio di Stato e all'Associazione Italia Medievale ha organizzato questi eventi. Benvenuti di nuovo e grazie. Buongiorno a tutti. Fa davvero piacere vedere una sala conferenze così piena di presenze, il sabato mattina in particolare. Brevemente, insomma, un ringraziamento al dottor Compagnoni, direttore dell'Archivio di Stato di Milano, per l'attenzione, la vicinanza all'associazione, appunto, Amici dell'Archivio di Stato di Milano, Archelion, che brevemente, per chi non lo sapesse, insomma, è l'associazione, diciamo così, di supporto e di sostegno alle iniziative e alle attività dell'Istituto, nata nel maggio del 2000, appunto, in Archivio di Stato a Milano, dietro volere e sostegno dell'allora direttrice Maria Barbara Bertini. E dal maggio del 2000, insomma, stiamo diventando maggiorenni, insomma, a maggio raggiungiamo i 18 anni di attività, seguendo appunto l'attività dei vari, le varie direzioni e la vicinanza dei funzionari archivisti di Stato, appunto presso l'Archivio di Stato di Milano, abbiamo avuto modo di svolgere varie attività, appunto, di promozione, sostegno, supporto, attraverso anche ricerca di microfinanziamenti nei rari casi purtroppo in cui si è riuscito appunto ad avere l'occasione di intercettare qualche microfinanziamento. E abbiamo appunto iniziative come cicli di conferenze, corsi, lezioni di supporto e varie attività. Comunque, per chi fosse interessato, potete trovare sul sito dell'archivio il riferimento, appunto, alle mail istituzionali e la mail dell'archivio e la mail di Archelion, che è archelion.mi@gmail.com. Mi preme appunto ringraziare in particolare modo, ancora una volta, il direttore dell'archivio per aver sostenuto e caldeggiato il lancio di questa iniziativa, appunto, di Medioevo in archivio. E congiuntamente ringrazio anche molto volentieri Maurizio Calì, che insomma, il patron di Italia Medievale, che con il suo entusiasmo e la sua attività
costante sostiene e promuove la storia e la divulgazione di alto livello della storia, in particolar modo della storia medievale. E mi fa davvero piacere che si possa, appunto, che si sia giunti a questo incontro di appunto, una realtà associativa collegata all'Archivio di Stato come Archeion, l'Istituto Archivio di Stato e l'Associazione Italia Medievale, perché insomma, penso che sia proprio naturale che realtà che operano attive, provenienti appunto ognuno dal suo ambito istituzionale, ma attive sullo stesso settore, diciamo così, è giusto che ci si sostenga a vicenda e che si trovi il comune denominatore. E mi auguro appunto che questo ciclo abbia, come avrà sicuramente successo, e che possa essere solo l'inizio di una serie di iniziative congiunte nei prossimi mesi e anni. E ringrazio anche il professor Ezio Barbieri che insomma, è riuscito a per nostra grande fortuna a sostituire il relatore che era previsto, il professor Racchetti, e non rubo ulteriormente tempo e cedo molto volentieri la parola appunto al presidente Maurizio Carini, Italia Medievale. Grazie anche a tutti voi, perché il successo di questo primo incontro ci conforta tantissimo. Io lo dicevo prima, da tempo che non mi trovavo così in imbarazzo e così agitato per il risultato che dovevamo conseguire oggi. Sono veramente felice di vedervi numerosi, perché questo significa che l'interesse per la storia, per la cultura, per il patrimonio artistico e storico c'è, basta che ci sia l'offerta. E noi dal 2002, quando siamo nati, lottiamo con le unghie e con i denti per la nostra sopravvivenza, proprio per poter continuare a offrire momenti di approfondimento, momenti di cultura, momenti di incontro tra persone che hanno una passione comune e che hanno voglia, come noi, di condividerla con gli altri. Questa cosa ci riempie di gioia e quindi io con grande felicità e senza perdermi in troppe chiacchiere di circostanza che non hanno un modo particolare, vi lascio nelle mani del professore Ezio Barbieri, che è docente di storicologia di diplomatica, ecco, io comincio, vedete, quando parlo troppo faccio questo. È docente di diplomatica all'Università di Pavia, vi porto i saluti del professor Archetti, che purtroppo stamattina ha avuto un contrattempo, ma per telefono mi ha detto: siete in una botte di ferro, perché nessuno può spiegare meglio del professor Barbieri il mondo. Ecco, esattamente, la nostra cartola, che poi potrete vedere nel suo originale e di cui noi parleremo oggi. Grazie a tutti ancora per essere qui e la parola passa al professor Barbieri. Grazie a tutti. Sono in un ambiente che frequento dal 1974, anzi, mi ricordo nel 1978, proprio qui dove c'era la sala di consultazione, da quella porta entra il signor Enrico, che era tutte le funzioni svolgeva, da ministro dei beni culturali, che allora non c'era ancora, ma dell'interno, fino a usciere, e annuncia: non c'è più religione, hanno rapito Moro. Cioè, ero qui proprio in questa stanza quando è successo. E comunque ho sempre, diciamo, frequentato l'archivio, non solo questo ma anche altri archivi, perché io mi occupo di documenti. Il mio maestro, il professor Paglin, era appunto uno dei pochi all'epoca cattedratici di paleografia e diplomatica, quindi con una formazione specifica, e questo mi ha permesso di dedicarmi a questa disciplina, soprattutto alla diplomatica, cioè allo studio dei documenti. I documenti, diciamo, come questo dell'Alto Medioevo, ma io arrivo anche adesso fino al 1300-1400. Anzi, è essenziale per capire spesso i documenti di questa età scendere nei secoli fino al 1300-1400, perché molte cose che qui potrebbero essere fraintese, capite male, ce lo spiegano i posteri, i nostri antenati, i loro posteri.
Comunque, prima di tutto, siamo di fronte a una pergamena, quindi pelle animale, preparata in determinato modo, eccetera. E soprattutto siamo di fronte a un originale. Quando parlo di edifici, questo muro è di età decimo secolo, nono secolo, beh, però l'hanno talmente diciamo modificato, tappate finestre, aperte altre finestre, eccetera, che lì c'è ben poco di quello. Quando parlo di documenti originali, di fatto questa, se si toglie l'usura del tempo, è davvero quello che è uscito dalle mani di chi lo ha scritto. Un po' come quando trovo una spada in una tomba, è davvero quella. Non è che poi, come le baionette dell'Ottocento in Sardegna, le hanno ribattute e è venuto fuori la battadese o un altro coltello sardo. No, no, quella è proprio la spada originale. Sono gioielli originali e questo è un gioiello originale. In Italia è senz'altro di estrema antichità, ma non è che noi non abbiamo altri documenti. Li abbiamo, e come? Il problema è che sono in copie o sono falsi. Anzi, spesso sono falsi. Quindi, attribuiti magari a un secolo prima, al VII secolo, al VI secolo, ma falsi. Questo invece è un originale e noi possiamo valutare il fatto che sia un documento autentico perché possiamo valutare tutti i suoi caratteri, caratteri estrinseci, quindi il tipo di grafia, la pergamena, cioè come è tagliato, come è preparata, eccetera, i caratteri intrinseci, cioè il formulario. Ovviamente se si tratta di una copia o di un falso non abbiamo spesso la possibilità di valutare tutti questi elementi, quindi o prendiamo degli elementi fasulli che entrano nel calderone della valutazione dei documenti oppure dobbiamo dire chiaramente che sono falsi. Questo è un documento nella grande categoria, diciamo, dei documenti privati. Perché? Perché non esce da una cancelleria, esce dalle mani, in questo caso neanche di un notaio, bensì di, appunto, era Vitalis vir religiosus sub diaconus, cioè vir religiosus è la sua qualifica, adesso diremmo eccellenza, santità, eminenza o don semplicemente, no? Ecco, subdiaconus però è un ecclesiastico. Cosa vuol dire? Vuol dire che il documento in questo caso lo ha scritto non un notarius, uno che nella nostra ottica dovrebbe garantire l'autenticità del documento, ma chi sa scriverlo? Quindi, per noi tutte le notizie che ci tramanda sono importantissime, ci mancherebbe. Però nell'ottica dell'età longobarda e anche successiva, quel documento era semplicemente un promemoria per i testimoni. In caso di contestazione, questo documento valeva niente, erano i testimoni, quelli che sono elencati lì in basso, che dovevano con la propria memoria dire effettivamente le cose sono andate così, perché altrimenti anche poi fino all'undicesimo, addirittura quasi al dodicesimo secolo, in caso di contestazione, di controversia, non faceva fede il documento, come adesso il documento notarile è vero fino a prova di falso. Allora era da dimostrare la sua autenticità e si ricorreva quindi al duello giudiziale, per esempio.
quindi era, doveva essere dimostrato il documento. Finché non era contestato va bene, quando era contestato erano altre le vie. Ma noi abbiamo quindi questi documenti, diremmo notarili, ma non sono tutti dei notai, sono anche di chi le sa scrivere, che sono nell'ambito del diritto privato. Poi abbiamo in Italia, purtroppo molto deficitaria perché non si è conservato niente di originale, i documenti che invece erano usciti dalla cancelleria dei Re Longobardi. Questo documento è stato scritto negli anni in cui era re Liutprando. Liutprando aveva una sua cancelleria in quanto re e produceva dei documenti, come i sovrani merovingi avevano la loro cancelleria e producevano documenti. Il problema è che dei documenti della cancelleria dei Longobardi noi non riusciamo a dire assolutamente nulla, perché quel poco che ci è giunto in copie molto tarde. Spesso sono falsi e comunque non abbiamo, come qui, riferimenti al tipo di grafia, eccetera. Quindi non possiamo neanche fare una valutazione esatta dei documenti. La lingua dei documenti non ha niente a che fare con il latino letterario, non ha niente a che fare col volgare, è una lingua che ha delle regole che in parte, diciamo, dei termini sono magari latini, ma sono anche volgari, ma sono anche germanici, hanno una declinazione dei nomi che non sembra latina, per esempio non è Albus Aldi, ma Aldo Aldoni, cioè il genitivo longobardo, Aldani al genitivo, no? Ecco. Il primo lavoro che ho fatto, 1974, era appunto sulla lingua latina dei documenti privati pavesi. Partivo da documenti di quest'epoca. Ho visto questi documenti, altri dell'VIII secolo, e analizzavo quello per arrivare fino al XII secolo, quindi le mutazioni. Quando qualcuno, qualche latinista classico, ha letto le parti che avevo trascritto, che erano giuste, non è che avessi preso delle cantonate, si era posto il problema se io avessi sbagliato a leggere. E ho detto, no, ma fa anche fede Chiaparelli, che non sbagliava a leggere, no? Ecco, perché? Perché davano, in questo caso, ecco, tenete presente, 1974, davano degli ignoranti a quello che era scritto. Che ignorante! No, dicevano, cioè si mettevano nell'ottica del professoresse del ginnasio col matitone rosso e blu, che era un'arma impropria quasi, no? Segnare, guardavano con un'aria un po' schifata, ma guarda quanto è ignorante questo. Non era affatto ignorante. Lui aveva delle regole ben precise. Come il latino è una lingua molto tecnica, ben strutturata, così questa lingua è una lingua ben strutturata. L'esecuzione, questa scrittura quindi, come tutte le grafie, è leggibile, anche se adesso può sembrare un po' respingente, però è leggibile, come ogni grafia è eseguita per essere letta. Al contrario, questa grafia, soprattutto trattandosi proprio di documenti, è eseguita in modo da non essere falsificata, da renderne difficile a chi non ha la mano addestrata la falsificazione, cioè se è scritta con determinate caratteristiche in una lingua che soltanto costoro conoscono bene, è ovvio che se uno che non sa eseguirla o le esegue solo imitandola non conosce bene le regole, cosa fa? Guarda che errore, correggiamolo, e lì si sbugiarda, chiaro? Quindi quello di Teocrite, il poeta greco, la sfragis, il sigillo, ecco, è un po' la stessa cosa, non dice qual è il sigillo, la sfragis, Teocrite dice, arrangiatevi,
chi vuol capire capisca, no? I miei versi sono garantiti da questo sigillo segreto. Ecco, il sigillo segreto di questi documenti è la grafia, che è una grafia eseguibile, che viene eseguita soltanto da persone la cui mano è stata addestrata per questo, non importa che siano notai, chierici, roba del genere, e soprattutto da persone che sappiano che quelle che sembrano sgrammaticature, non è che magari questo chierico, non conosce, anzi il latino probabilmente lo conosceva anche, ebbene, ma scrive in questo modo perché sta lavorando su un altro piano, non sta scrivendo un testo latino letterario, sta scrivendo un documento e quindi si regola con la lingua. La tipologia di questi, i contratti sono anche diversi rispetto a quelli che ci aspetteremmo. In questo caso il mondo, cioè il mondo alto, è il padre, il marito, può essere il figlio a mancanza di altri parenti, superstiti, eccetera, che in pratica ha il controllo della donna. Quindi in questo caso si tratta di questa donna che sposa un servo, quindi una persona sottoposta ad altri. E cosa fanno costoro? Visto che lei probabilmente era libera, le pagano la perdita di libertà. Come dicevo col direttore, è come se io pagassi 1.000 euro al direttore dicendo tu diventi il mio schiavo. Cioè, così guadagno uno schiavo e non ci rimetto un euro. No? Ecco perché? Perché tanto poi ricontrollo io. E se si va avanti nella lettura dei patti, delle pattuizioni, è che i figli nati dal servo e da questa donna, se sono maschi, resteranno per tutte le generazioni servi. Se sono femmine, resteranno serve, quindi sottoposte al controllo di questi due padroni, fratelli, fino a quando non si sposeranno. Dopodiché troveranno un altro padrone. Quest'ultimo con lo stesso inchiostro e gli altri due con inchiostro diverso sono invece autografi. Sono dei testimoni che intervengono, sono difatti... uno è Godefried Clericus, l'altro è Faustinus Honestus Presbyter, l'altro è Eldo Honestus Presbyter. Sono quindi ecclesiastici che sanno eseguire una grafia tecnica come questa. Ma documenti di quest'epoca sono stati importantissimi proprio nei primi, nel 70, circa nel 1970, perché Armando Petrucci, quello stesso che era citato nel 1970 a Spoleto, ha presentato una rivoluzionaria ricerca appunto sulle sottoscrizioni dei testimoni, proprio anche per dire qual è l'origine di questa grafia. E le sottoscrizioni, ha visto le sottoscrizioni dei testimoni, escludendo quelle di questo tipo, perché costoro hanno una mano esercitata, ha preso invece ecclesiastici o anche laici che sottoscrivono di proprio pugno, ma non con una mano esercitata, ma semplicemente utilizzando quella che lui chiama elementare di base. Cioè, immaginate un novantenne attuale semi analfabeta o vittima di analfabetismo di ritorno, gli fate scrivere 4 o 5 parole, lui le scriverà scrivendo lettere dissociate, cioè come in prima elementare io avevo imparato a fare le A, le B, le C. Devo scrivere una parola, scrivo una lettera, stacco, scrivo l'altra, magari sbaglio a tracciare qualche lettera, faccio un essere contrario,
faccio, cioè, altre lettere sono un po' posticce, comunque senza legamenti, andamento molto incerto, per esempio con una mano molto pesante, pensate allo stesso effetto di chi scrive, è poco abituato a scrivere, scrive e scrive con una stilografica, di varie punte, cioè, quindi si vede proprio che ha una mano non leggera, non esercitata. Ecco, e quindi cosa ricordo? Che costoro che sottoscrivono, quindi sono importantissime quelle sottoscrizioni, soprattutto degli semi alfabeti, che possono essere chierici, laici. Perché? Perché quella è la scrittura che veniva insegnata, non normalmente, a pochissime persone, che poi rimanevano a quel livello di alfabetizzazione. La mancanza di conservazione è anche probabilmente dovuta al fatto che questi documenti non dicevano più nulla. Oltre a non dire nulla del 3 nel 400 perché non era più quel mondo, ma già in età carolingia non diceva più nulla. Se andate a vedere i diplomi di Carlo Magno, di suoi successori, sono conservati con cura, con attenzione. Perché? Perché lì definiscono bene i territori. La diocesi, confermano i possessi della diocesi, le chiese, questa, le elencano tutte. Per un vescovo dell'ottavo secolo non gli interessava questa è mia. Erano i suoi figli spirituali, non importa di dove, no? Ecco. Quindi una spiegazione può anche essere questa. A Santa Giulia si è salvato qualcosa. Qui, questo di Campione, si è salvato questo nucleo, ma semplicemente perché questi campionesi poi sono venuti a Milano e si sono messi in affari con Sant'Ambrogio. Ma originariamente questi documenti erano al di fuori, erano ben lontani da Milano, dall'area milanese, eccetera. Poi addirittura questo è fatto anche a Piacenza, quindi questi campionesi giravano un po' tutta Italia, no? Quindi, se qualcuno però ha da dire qualcosa, da chiedere qualcosa, direi che... Bravo.